Salve a tutti, da Melito ci siamo trasferiti a Napoli. Siamo nel cuore pulsante del Mediterraneo, Dogora Mia. Siamo nel quartiere Barra, uno dei tanti quartieri di Napoli. Stiamo aspettando il presidente Conte, c'è un po' di musica di sottofondo, Fanucaveri pazzo ovviamente, stiamo a Napoli, il cielo è azzurro e il sole si sente e quindi si è anche un po' sparsi, no? Stiamo cercando un po' tutti l'ombra, ovviamente, però il sole Napra è sempre bellissimo. Ma seguitemi, seguitemi. Ora incontreremo anche dei candidati, incontreremo anche dei portavoce, che già ho intravisto esserci. Bene, ma seguitemi, seguitemi ancora. Passo la parola ai miei colleghi, però davvero il messaggio che voglio lasciarvi è quello di non sprecare questa occasione. Se noi non andiamo a votare ci sarà qualcuno che lo farà e quindi il suo voto sarà anche il nostro voto. Riappropriamoci di quel diritto e facciamo la differenza in cabina elettorale. Ciao, io sono Agostino Santillo e voglio tornare sul concetto di normalità che ha toccato Valeria Ciarambina all'inizio. Qual è la grande opportunità che avete? Quella di non svendere la vostra dignità, perché adesso andando a votare al comune voi state andando a votare per la vostra quotidianità. Il verde non è curato, la strada è rotta, la scuola non funziona, il trasporto pubblico non funziona e adesso vi vengono a chiedere il voto per cortesia dopo cinque anni, mi conosci, sai, sono una brava persona, ma non è per te. Perché mi chiedi questa cortesia? Questa cortesia non me la devi chiedere, perché la delega che chiedi per te è come se fosse la delega della mia dignità. Quella dignità non è in vendita, nemmeno per delega. Quindi adesso avete l'opportunità enorme di far amministrare Napoli da chi? Giuseppe Conte, che da un'Italia che era in ginocchio ha costruito un ponte con 230 miliardi di euro e quel ponte adesso sta trovando come terminali i nostri sindaci. Quel bollo di Conte è la garanzia che Manfredi potrà amministrare Napoli nel miglior modo possibile quei fondi di cui prima ricordavamo. Perciò mi raccomando, in cabina elettorale pensate alla vostra dignità. Grazie. Virginia Villani. Grazie, io sono Virginia Villani, sono una preside. Io amo i bambini e tutta la mia vita l'ho dedicata a loro, soprattutto ai bambini più deboli, ai bambini più dimenticati, gli ultimi, i cosiddetti ultimi. Nel mio cuore e nella mia scuola erano sempre i primi. Allora io mi rivolgo ai genitori di questi bambini. Stamattina ne vedo tanti anche qua di bambini e mi fa piacere. Allora abbiate il coraggio di pensare ai vostri figli nel momento in cui mettete la X in campagna elettorale. Non mettete la X per fare il favore all'amico o perché qualcuno vi ha promesso qualcosa. Ebbene, fate un regalo, voi fate questa cortesia non per gli amici, non per voi stessi, ma per i vostri bambini, perché quello che voi farete il giorno in cui andrete a votare ricadrà sulla loro vita futura. Pensateci bene e soprattutto votate con coscienza. Quando mettete la X, interrogatevi: sto facendo quello che è giusto per i miei figli? Se la risposta è sì e voi siete convinti che sì, votate con coscienza. Ma se avete un minimo dubbio, non vi permettete, perché danneggerete la vita dei vostri bambini. Giuseppe è arrivato. Giuseppe è arrivato. Io accolgo sul palco, nel 3 arriva Gaetano e Giuseppe. Lascio la parola anche a Sergio, che ha voluto essere qui stamattina per supportare la nostra lista e il nostro candidato. Grazie, grazie di essere qua di domenica. Ovviamente la domenica normalmente si sta a casa e invece siamo qua. Però non basta soltanto la partecipazione qua fisica, ora sarà importante sostenere anche attraverso gli amici, attraverso i conoscenti, sostenere questo progetto, perché è un progetto non è che è stato messo insieme giusto per far raccattare voti, ma è stato messo insieme per fare in modo che quei 230 miliardi che ci siamo andati a prendere in Europa, ed è stato quell'uomo lì, e hanno fatto finta! E hanno fatto finta che in realtà adesso tutto si è risolto, invece se non ci fosse stato un lavoro di quell'uomo lì, noi oggi stavamo ancora, giustamente vi dico la bassa voce perché dà fastidio, però mi infervorisco perché ovviamente fa arrabbiare vedere un uomo che ci ha preso nel momento più difficile della nostra Repubblica Italiana, ci ha accompagnato,
è andato in Europa, ha lottato per l'Italia, ha fatto arrivare 230 miliardi, ma chi l'ha vista mai a livello di storia italiana? E poi che cosa è successo? Siccome non volevano che lui risultasse il salvatore della patria, un partito nato così improvvisamente, non nelle urne, ma nato dentro il Parlamento, e non faccio il nome e il cognome di questo partito, Italia Viva, improvvisamente hanno pensato di metterlo da parte, e invece noi lo dobbiamo sostenere sui territori, non soltanto con la presenza, ma i voti saranno fondamentali. Quindi se vogliamo realmente fare qualcosa, oggi stesso chiamiamo dei nostri amici e facciamo in modo da convincerli che appunto c'è un progetto politico per Napoli, perché questi soldi li dobbiamo far spendere nei territori a persone per bene, per i nostri figli, per il nostro futuro. Forza! Bravo! Bene, ci siamo quasi, credo, no? Allora, un po', ovviamente... Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.